Quando Carmella mi regalò un cornetto acustico, può darsi che ne prevedesse le conseguenze. Beh, è stata una lettura impegnativa, devo dire. Cioè, il libro parte come una cosa molto divertente. È un'anziana signora di 99 anni che ha una madre di 120 anni e dice che 120 anni in fondo non sono così tanti nella vita. E a questa donna viene regalato un cornetto acustico e improvvisamente sente. E improvvisamente sente anche quello che dicono i parenti coi quali vive, cioè il nipote e la nuora che la vogliono mettere in un istituto per anziane signore. E però questo andare nell'istituto per anziane signore aprirà a questa donna un mondo di fantasie che probabilmente ha sempre avuto. È stato molto particolare questo libro leggerlo perché, ripeto, inizia come un libro piacevole, ma poi vira verso un surrealismo assoluto, per cui succedono cose, immagina cose fantastiche, veramente, veramente strano, particolare. In qualche maniera mi sono sentita molto uguale alla signora Carrington, cioè mi ci sono ritrovata in qualche modo nelle fantasie folli che ogni tanto mi corrono per la testa. Affrontare anche un testo così aveva bisogno di leggerezza, di non appesantire nessuna delle parti anche fantastiche e truculente che ci sono, perché ci sono anche cose molto, molto splatter raccontate, quindi, cioè, inattese, perché sono in bocca ad una donna di 90 anni, quindi la cosa è particolare. Ti dico, mi sono un po' lasciata andare alla scrittura. Ha una particolarità, non ha la punteggiatura. Questo la rende abbastanza complesso, cioè devi immaginarti, ha una punteggiatura molto scarna e soprattutto dove non serve, per cui te la devi un po' immaginare la punteggiatura di questo libro. La punteggiatura in una lettura è fondamentale, però no, è stato un lavoro impegnativo ma anche molto molto stimolante. Poi a me piace un sacco leggere. Marion non è facile da descrivere, nel senso che, essendo una 99enne, che però ha la vitalità e la curiosità di una bambina quasi, ecco sì, la sto descrivendo così, è una 99enne che comunque ha ancora un mondo fantastico dentro e che lo racconta. Poi questo viaggio insieme alle sue compagne di ventura, perché alla fine ci ritroviamo con 6 vecchiette ultracentenarie che fanno un sabba, che vanno alla ricerca del Santo Graal, che vivono con i lupi e in una caverna nell'era glaciale in Messico, cioè è una cosa veramente, una follia bella, una bella follia. Sono tutti caratteri molto particolari. Una, la Marchesa, ha vissuto nell'ambiente militare, per cui è una autoritaria che tende ad organizzare questi viaggi, queste scoperte, queste difese che devono attuare. Poi c'è tutto un racconto di un quadro che lei, Marion, vede tutti i giorni quando è a tavola in refettorio, di una badessa che le strizza l'occhio. E qui parte il racconto della vita di questa badessa, che è assolutamente quasi blasfemo, cioè una badessa satanica che è stata riconosciuta come una santa alla fine della sua vita, ma in realtà era proprio la bestia in terra. Quindi insomma gli argomenti, senti che, cioè, ti sto parlando di cose che non riesco a collegare l'una con l'altra, ma tutto questo è veramente stimolante, è veramente un viaggio. Ho preso un acido prima di farmela a chi vuol fare dei viaggi invece di prendersi giusto un acido. È meglio ascoltare la Carrington, che credo che se ne sia fatti nella vita, perché non è possibile scrivere roba così senza l'aiuto di qualche sostanza particolarmente interessante. Il cornetto acustico è la partenza, cioè da questa partenza, da questo dono fatto a lei dalla sua migliore amica, che poi entrerà durante il viaggio alla ricerca del Sacro Graal. Questo cornetto rappresenta per lei il ritorno ad una vita, perché non sentendo prima guardava, osservava, viveva con le cose, ma non sentiva le cose, non sentiva cosa le succedeva intorno. Era anche una fortuna, perché certe volte non ascoltare, non riuscire a sentire è una fortuna. Lei infatti sente, quasi all'inizio del libro, sente che la sua famiglia la sta rifiutando, e quindi da un lato capisce che non ha alternative, si deve abbandonare a questo rifiuto, e quindi arriva in questo mondo fantastico che è l'istituto, dove il direttore dell'istituto, il dottore che gestisce la cosa, è uno con una moglie che cucina, devono fare economia, e poi però sono lì per studiare la forza del lavoro, del sacrificio, per avvicinarsi alla spiritualità. Quindi cioè, il cornetto ha una funzione fondamentale, se no non sentirebbe nulla, però quando vuole lo stacca il cornetto, basta. Adesso lasciatemi sognare.